penso che siamo arrivati insomma un po' alla conclusione di questa giornata, un po' di gente è andata via, insomma, siccome questa mi farebbe un po' girare le palle, perché voglio dire, abbiamo fatto i permessi sindacali per tutti, esatto. E sarebbe opportuno che tutti quanti i lavoratori delegati che hanno i permessi si fermassero fino alla fine. Questo ne terremo conto, perché le assemblee, queste assemblee sono importanti fino alla fine, perché se invece uno la prende come un fatto, va bene, vado là la mattina, ho il permesso, poi il pomeriggio vado a fare i cazzi miei, e questa cosa non va bene, perché la serietà che ci mettiamo nelle cose che facciamo è fatta prima di tutto sulla capacità che dobbiamo avere di discutere tra di noi, di capire le cose che stiamo dicendo, e poi una volta che abbiamo capito, che abbiamo discusso a fondo, cercare di vedere quello che possiamo fare, perché sapete benissimo anche come quando discutiamo nei posti di lavoro, quante discussioni a volte facciamo per andare a chiedere una cosa piuttosto che un'altra, quante discussioni facciamo se dobbiamo fare lo sciopero in un certo modo oppure se dobbiamo farlo in un altro modo. E la discussione che ci mettiamo anche per affrontare un'assemblea come questa deve, e l'attenzione deve essere quantomeno uguale a quella che ci mettiamo all'interno del nostro posto di lavoro, perché se invece l'atteggiamento che abbiamo come quello che abbiamo visto anche oggi, che tanti vanno via, potevano benissimo rimanere, e questa è una critica che io faccio in maniera molto chiara, che riprenderemo all'interno anche dei vari posti, o qui vari delegati, se qualcuno è giustificato sicuramente, però è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Detto questo, che è sempre importante, no? Ogni volta che si fa qualcosa anche vedere tutte le cose positive, belle, abbiamo fatto, è stata un'assemblea molto ricca, sono stati e chi è andato via ha perso anche degli interventi molto importanti nella parte del pomeriggio, perché secondo me oggi nel pomeriggio ci sono stati veramente degli interventi molto importanti, perché vengono fuori direttamente dall'esperienza di uno di voi, all'interno dei posti di lavoro, come si percepisce, no, anche il rapporto complessivamente con la DL, e quindi io credo sia stato molto molto significativo. Dopodiché io penso che, e spero che i contributi che abbiamo portato questa mattina, che hanno riguardato, come abbiamo visto, la questione dei profughi, la questione della violenza sulle donne, la questione ambientale, la questione del rapporto degli spazi anche sociali con la città, il problema della casa, eccetera eccetera, penso che e spero che queste tematiche che abbiamo toccato siano tematiche che entrano dentro, no? E che dopo non è che rimangono là per aria, no? Oppure entrano all'orecchio e escono da quell'altro. Io spero che diventino, facciano parte sempre di più del nostro modo di fare sindacato, e quindi anche di pensare continuamente a come costruire le battaglie, no? Contro un mondo che sta andando sempre peggio. Questa è la realtà, cioè noi siamo di fronte a un mondo che non sta migliorando, sta andando peggio, che ci sia o non ci sia la ripresa economica, sia che c'è la crisi, c'è stata la crisi, abbiamo visto come sono andate le cose, chi ha pagato? Hanno pagato sempre i lavoratori. Parlano di ripresa, chi sta pagando? Sempre i lavoratori. Parliamo sulla questione dei profughi, deve essere chiara questa roba qua. Per noi la difesa, il mobilitarci per garantire la possibilità del libero accesso di chi scappa dalle guerre, dalla fame, dalla disperazione, da dei disastri climatici, la difesa che facciamo di queste figure è soprattutto, primo, per un fatto etico, perché sappiamo quanta responsabilità all'Occidente, i paesi capitalisti occidentali che sono stati per secoli là, e sono ancora là, perché prima avevano il controllo militare, no, di quei paesi, erano colonie dei paesi, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo, Italia, eccetera. Oggi è una forma di neocolonialismo, per cui
hanno i capitali che controllano l'economia là, ed è la stessa cosa praticamente, non è che cambia, dopo gli riforniscono di armi agli eserciti, no, che devono fare il lavoro sporco, per cui da una parte di quando ci sono i massacri, questa roba qua, i paesi occidentali non c'entrano niente, salvo che tante volte c'entrano anche direttamente, e però hanno comunque il controllo economico, vediamo la roba della Libia, tutto l'interesse che c'è sulla Libia, perché ovviamente ci sono i pozzi di petrolio e via discorrendo, no? Queste sono le cose, no? E sui profughi noi dobbiamo capire che lo facciamo per questi motivi qua, quindi natura etica, morale, che dobbiamo assolutamente garantire dei nostri fratelli che fuggono da quelle condizioni, disposti a morire attraversando il mare, dobbiamo garantire a loro questo diritto, però sappiamo anche che se non difendiamo i diritti che abbiamo, e in particolar modo pensiamo a cosa significa questa roba del Jobs Act, il fatto che sia passato il Jobs Act oggi abbassa per tutti e crea, come diceva, non so se era Sergio prima che lo diceva, quando abbiamo, anche quando so, nel Veneto 10.000, 20.000, 30.000 persone profughi in condizioni come quelle che sono disposti ad andare a lavorare a qualsiasi condizione, e sui posti di lavoro si perde sempre di più, il ricatto diventa sempre più pesante perché uno non lotta più perché ha paura di essere licenziato. È chiaro che è esattamente funzionale la presenza di una massa enorme di persone disposte a lavorare a qualsiasi condizione, il fatto che chi è dentro il posto di lavoro ha paura di perderlo, perché appunto è un ricatto che si basa su un altro ricatto ancora. Per cui io credo che per noi, come l'elemento della battaglia ambientale che abbiamo detto, per cui noi dopo è difficile, non è semplice riuscire, vuol dire, a arricchire continuamente le iniziative che facciamo che noi come ADL anche con questi contenuti, ma però io penso che dobbiamo attrezzarci da qua alla giornata che ci sarà, che ci auspichiamo sia una giornata unica di mobilitazione, lotta, sciopero a livello nazionale, dobbiamo attrezzarci per fare in modo che in quella giornata riusciamo a intrecciare altre situazioni, il rapporto con i profughi diretto, con le situazioni delle organizzazioni ambientali, con chi si occupa del problema della casa, occupanti di casa, centri sociali, eccetera. Dobbiamo costruire momenti di iniziativa nei vari territori dove siamo presenti che siano assolutamente ricompositivi di queste componenti sociali fondamentali per riuscire a trasformare la società in meglio e non accettando le cose sempre che vanno sempre peggio, no? E io credo che su questo anche le battaglie che stiamo facendo per difendere gli attacchi dal Jobs Act, qua faccio solo l'esempio qua in Ali hanno fatto un'operazione, hanno aperto un nuovo magazzino, propongono, chiudono, ne chiudono un altro, propongono a lavoratori che da 15 anni lavorano dentro i vecchi magazzini di Ali, propongono di licenziarsi, di mettersi da magazzino dove lavorano per andare a lavorare nel nuovo magazzino, assunti con il contratto del commercio e assunti con lo Jobs Act con 2 mesi di prova. Una parte di lavoratori iscritti a CGL, CISL, UIL, eccetera, hanno accettato, sono andati a lavorare a queste condizioni. Noi abbiamo detto di no, e sono un centinaio di lavoratori che sono dentro al magazzino attualmente lì, e abbiamo detto che non possiamo accettare di andare a lavorare a queste condizioni. Ed è una battaglia che dobbiamo sostenere fino in fondo, così come la battaglia che c'è oggi alla Composal. I lavoratori sono fuori, ma perché hanno rifiutato dei meccanismi criminali di assunzione delle persone, accettando appunto i ricatti del Jobs Act, eccetera, eccetera. Questa è la situazione, perché io credo che dalla giornata di oggi dobbiamo ricavare gli spunti necessari per riuscire ad andare avanti, rafforzarci, sapendo che abbiamo avuto sempre una crescita costante, un rafforzamento costante. Oggi ci stanno tenendo di mira in maniera particolare, ci sono create veramente, il dato, vi dico solo una cosa di cosa fa la CGL. La CGL oggi funziona per alcuni aspetti come agenzia di collocamento
cioè i padroni si rivolgono alla CGIL quando ci sono situazioni anche per gente che rimane fuori dal lavoro. Alla diesel è successo che hanno fatto un accordo a Roma, eccetera, poi in regione senza di noi, e hanno fatto in modo che a una parte i lavoratori al concordato prendevano dei soldi in buonuscita, perché il magazzino di diesel chiude qua a Padova e apre a Isola Vicentina, e era stato concordato chi voleva andare a Isola Vicentina poteva andare, scegliere di andare a Isola Vicentina, chi invece non voleva andare prendeva i soldi. Chiudo dicendo appunto una cosa, che sotto banco la CGIL si è messa d'accordo con DHL per fare in modo che i lavoratori iscritti alla CGIL potevano avere la possibilità di andare a lavorare, ovviamente con il Jobs Act, con la prova eccetera, li avevano già collocati in alcuni altri magazzini senza dire niente ad altri lavoratori, cioè gestendo l'avvertenza in maniera sotterranea, cioè fanno gli accordi ufficiali che dicono delle cose e poi si mettono d'accordo sulla fiducia, per capire che tipo di rapporto di fiducia reciproco si è creato tra CGIL, CISL e UIL e i padroni. In acqua e sapone, cioè stiamo facendo una battaglia grossa anche là, sono stati, vuol dire, i padroni che hanno convinto lavoratori che avevano dei contratti a tempo determinato, noi abbiamo 200 iscritti su 300 e una buona parte non è iscritto nessun sindacato, abbiamo scoperto che i tempi determinati, 40 che c'erano, li hanno convocati e li hanno fatto fare le tessere della CISL iscrivendo direttamente la CISL. Cioè, siamo di fronte a situazioni in cui hanno determinato un cambiamento ancora più profondo di queste forme sindacali, no? Che sono ormai assolutamente al servizio del padrone, no? Si mettono là a disposizione del padrone per fare la guerra contro le forme sindacali che invece cercano di difendere e tutelare ancora i lavoratori. E allora io voglio solo concludere in un modo molto chiaro e netto, che questa sia una roba per tutti quanti: noi non siamo in vendita, noi non siamo in vendita, noi non faremo mai qualcosa di questo tipo qua, perché riteniamo che le battaglie sui diritti, anche quando sono difficili, quando sono complicate, quando sono complesse, e abbiamo anche magari il rischio anche di perdere quella battaglia, però non possiamo mai rinunciare a venir meno ai principi fondamentali, che sono quelli della tutela e difesa dei lavoratori. Grazie. Finisco solo così, ovviamente prendiamo, domani andiamo, alcuni di noi andiamo all'assemblea a Milano, portiamo come portato insomma del risultato di questa assemblea, che noi ovviamente vogliamo che ci sia una data unica di giornata di lotta, mobilitazione e sciopero, perché farne due diverse è una grandissima cazzata.